Continuano le interviste su questo 2022 a fumetti, un anno che probabilmente vedrà riconfermato il grande recupero della letteratura a fumetti rispetto a tutto il resto, appunto, della letteratura in generale. E per questo abbiamo invitato un ospite d'eccezione. È con noi, cari lettori, il publisher manager di Star Comics, Christian Posocco, in arte Poschi. Grazie dell'eccezione. Grazie. Ciao a tutti. Troppo No, vabbè, è importante, voglio dire, Star Comics buoni. è una delle realtà più interessanti e più grandi del settore, appunto, del fumetto italiano, non solo manga, anche altro tipo di fumetto. Voi l'anno scorso, mi pare fine dell'anno scorso, avete deciso di dividere anche le due etichette in modo tale da non generare confusione, quella del manga e quella del fumetto vostro interno oppure della pubblicazione fumetto straniero. Sì, questo è avvenuto in realtà ad aprile quando c'è stato il revamping e rebranding di Star Comics. Abbiamo esordito con il nuovo logo e una nuova identità. Abbiamo deciso proprio di creare due brand forti, uno come ombrello del nostro settore orientale manga, ma ormai produzione fumettistica molto interessante la si trova in tutta l'Asia, che è rimasto Star, che era il nome con cui la maggior parte del pubblico già ci conosceva e per cui eravamo percepiti come fra i leader, se non i leader del settore in Italia, e poi abbiamo deciso di valorizzare ulteriormente invece le nostre proposte di autoproduzioni e di fumetto straniero occidentale, creando questa nuova etichetta Astra, che da una parte è quasi l'anagramma di Star e dall'altra ne riprende comunque anche il significato, oltre a essere anche il coronamento di un lungo cammino, quindi per Aspera ad Astra e finalmente ci siamo arrivati. E per noi era importante cercare di dare una valorizzazione anche agli investimenti nel settore dei fumetti occidentali, delle nostre produzioni, perché abbiamo deciso di fare le cose sul serio. E da questo punto di vista, un rebranding, una nuova etichetta forte era un buon modo di comunicare questa nostra intenzione. Arrivando a quest'anno, a questo 2022, voi già avete lanciato più di una bomba perché l'anno scorso, diciamo, si è chiuso con Keiju numero 8, che fra pochissimo vedrà gli scaffali con quattro versioni diverse, mi pare, o tre, una cosa del genere. Sì, l'ho visto, l'ho visto, è bellissimo. E poi è lo sketch della versione Variant, mi pare, quello lì. Sì, esatto, questa è la grafica della Variant Edition. In realtà le edizioni sono tre essenzialmente come edizioni, però i prodotti in commercio saranno quattro, ma se vogliamo vederla bene, tecnicamente sarebbero sei, perché poi le edizioni regolari hanno degli allegati in regalo, ma a tiratura limitata. Però per non rischiare che qualcuno ordini online la tiratura limitata, pensando di avere gli allegati e magari si veda invece consegnare un volume senza allegati, abbiamo dovuto differenziare gli ISBN, quindi tecnicamente figurano come due prodotti diversi, però in realtà le edizioni senza allegati verranno distribuite solo al termine dell'edizione con gli allegati. Quindi in realtà alla fine l'edizione è Sì, ho una. visto che in realtà vi siete differenziati tra fumetteria, Amazon, vostro store online. È Sì, stata sì. un'operazione anche difficile riuscire a capire Sì, quante copie sì, dare sì. da una parte, quante da un'altra. Molto, molto. È stato un lavoro. Allora, su Kaido stiamo facendo un lavoro che per noi è veramente nuovo e molto ampio, sia per quanto riguarda il coordinamento della campagna, della promozione presso i negozi, presso le catene di vendita, sia per quanto riguarda la comunicazione, perché da qui a fine mese ne vedremo davvero delle belle. Oggi è una bella giornata perché abbiamo appena avuto l'ok ufficiale per una cosa molto molto importante e per molti versi rivoluzionaria, ma davvero rivoluzionaria. Ovviamente non ci dirai. No, non posso, non posso. Quando ve ne accorgerete perché se ne parlerà.
E comunque le edizioni, diciamo, sono la regular, alla fine la variant e la limited. È più, c'è il box che esce in, con modalità early access, cioè una settimana prima, e quello è qualcosa in più, però le edizioni contenute all'interno sono la regular dell'1 e del 2, quindi non è esattamente una edizione in più. Un'operazione simile con tre edizioni abbiamo fatta in realtà già 3-4 anni fa con il volume 1 di Dr. Stone, che aveva l'edizione regular, la variant con la sovraccoperta in PVC con la roccia che si poteva rimuovere, e la variant cover di Matteo De Longhi, tra l'altro davvero molto molto bella, e anche quella è stato un bel successo. Diciamo che ai tempi ci sono state un po' meno polemiche, è stata accolta in maniera molto più, più tranquilla questa iniziativa. Questi anni per voi sono un po' più complicati sotto tutti i punti di vista, anche l'attenzione da parte delle persone è esplosa, quindi immagino che ci sia anche da lavorare con persone che in realtà il manga o il fumetto in generale non l'hanno letto prima, quindi anche fargli capire come funziona. Assolutamente sì. Abbiamo avuto un boom di attenzione non solo da parte del pubblico, ma anche da parte di realtà mainstream che, come hai detto tu, manga e fumetto prima non lo consideravano e che si accorgono adesso dell'esistenza dei fumetti, di questo boom del manga e di Star Comics, questo editore che nel giro di 3-4 anni ha fatto il suo ingresso in classifica GFK per poi chiudere l'anno scorso in terza posizione, dietro Mondadori di Naudi, come numero di copie vendute nelle librerie italiane, c'è Star Comics. Solo librerie di vario e non fumetterie ed edicole. Per cui, insomma, i risultati che stiamo ottenendo sono eccezionali. E lavorare con persone che non conoscono il medium fumetto, per certi versi ci costringe un po' a ricominciare da capo, ma per certi versi è stimolante perché c'è la possibilità di alfabetizzare i propri interlocutori su questi argomenti e ottenere una collaborazione e stringere collaborazioni molto importanti, molto forti. Tu hai detto appunto proprio adesso delle edicole, del mercato dell'edicola. Proprio domani uscirà un vostro prodotto in edicola in collaborazione con la Gazzetta dello Sport, che è un famosissimo spokon, si dice così, del manga sportivo, sulla pallavolo. Quindi comunque ci contate ancora parecchio su quel mercato. Beh, in realtà sì, il mercato edicola è un mercato che comunque rimane storico per l'Italia, è importante. Diciamo che è più efficace appunto per quanto riguarda titoli molto mainstream e meno per quanto riguarda invece titoli più particolari, più da appassionati. Per molti versi le edicole stanno venendo sostituite dalle librerie di varia, per molti versi. Però in realtà queste operazioni sono ancora preziose, anche perché dalla collaborazione con RCS, Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, anni fa ricevemmo un'indicazione che è stata davvero preziosissima per noi. Quando allegammo One Piece alla Gazzetta del Corriere, era la seconda operazione che facevamo con loro dopo Dragon Ball, e noi pubblicavamo due edizioni già di One Piece, la classica e la New Edition, e la cosa che ci stupì tutti fu che le vendite degli arretrati delle nostre edizioni, così come le vendite dei nuovi volumi, non si spostarono di una virgola, nonostante il grandissimo successo che ebbe One Piece in allegato alla Gazzetta. Questo cosa significava? Che c'era tantissimo pubblico là fuori, totalmente nuovo, che era interessato a questo prodotto, ma che non lo conosceva e non sapeva come procurarselo. Sì. Magari anche se usciva in edicola, però veniva relegato in zone che non venivano viste, non venivano raggiunte, mentre essendo legato a grandi quotidiani otteneva una visibilità che non aveva. Maggiunta. E molte di queste persone non conoscevano, così come non conoscono oggi in parte il circuito delle fumetterie, e per questo è stato molto importante investire tanto nella libreria di varia. Noi abbiamo in questi anni investito tanto proprio perché avevamo capito che c'era tanto pubblico che aveva bisogno di un canale nuovo, più vicino alla propria sensibilità per essere raggiunto, e che non veniva fino a quel momento raggiunto dalle fumetterie. Però in molti casi, proprio perché grazie alle librerie riusciamo a costruire nuovi appassionati, questi poi, man mano che diventano più appassionati, si spostano anche e cominciano a frequentare il canale delle fumetterie per trovare quello che in libreria di varia non trovi.
Una domanda proprio su questa cosa che hai appena accennato. C'è la Favelez che è un iscritto. Ti chiede se continuerà One Piece, perché si è fermato al numero 90, se continuerà con in edicola, appunto. L'edizione allegata alla L'edizione Gazzetta, intendo allegata, dire. sì, alla Gazzetta. Ok, non posso dare risposte ufficiali perché questa edizione è una pubblicazione di RCS, quindi il contratto va fatto fra noi ed RCS. Posso dire che generalmente prendiamo accordi per la pubblicazione dei volumi inediti nell'edizione allegata alla Gazzetta dopo l'uscita di almeno 10 volumi inediti, per cui è molto probabile che dopo l'uscita del volume 100 nella nostra edizione verremo contattati da RCS per trattare dell'uscita di Bello, questi altri bella 10 notizia. volumi nella loro edizione. Però ovviamente questa non è una garanzia perché dobbiamo appunto parlare con RCS, ecco. E introducendo questo grosso evento, il numero 100 di One Piece, non abbiamo potuto fare a meno di notare come un semplice post su Instagram abbia generato il delirio per acquistare questo cofanetto. E le fumetterie sono state prese d'assalto perché ancora non sapevano come l'avrebbero ottenuto, quanto l'avrebbero ottenuto, e quindi tutti quanti a chiedersi: ma come lo preordino? Come accade una cosa del genere? Perché non è una cosa che accade così per caso, è studiata. Beh, sì, la comunicazione di One Piece è stata un lavoro che è iniziato un anno fa con la Road to 100 che abbiamo inaugurato, preparata dalle edizioni limitate del volume 98-99 e che culminano in questo volume 100. E Abbiamo che appunto. entreranno all'interno del box del volume 100, quindi lì c'è tutto uno So, studio c'è anche la, c'è la quello. possibilità di inserire là dentro per chi volesse. Quindi la questione di questo box è tutto conto di questo. Uno può decidere se lasciare i volumi nella libreria a fianco alla Sì. serie originale o metterli tutti dentro il box a sua discrezione e scelta. L'importante appunto era prevedere tutte le soluzioni. Sono delle edizioni che abbiamo praticamente inventato noi. Abbiamo cercato di mantenere il prezzo più basso possibile. Le due precedenti costavano addirittura solo 6,90 euro con tutti quegli effetti sulla coperta, il poster. Che era un prezzo popolarissimo che ha determinato anche il successo enorme di queste due edizioni. E appunto, grazie all'attenzione che si era ricreata su questa serie, ricordiamo che il 98 Celebration Edition è stato il primo manga della storia in Italia a essere il libro più venduto della settimana nel circuito delle librerie, e quindi attirando una grandissima attenzione da parte dei media mainstream. L'attesa su questo 100 nel frattempo era sempre cresciuta, e ti assicuro che tutti i professionisti con cui parliamo ci chiedono: ma come avete fatto, come fate a vendere questa cosa a 18 euro? È un prezzo sicuramente più importante rispetto ai precedenti, però è la nostra determinazione comunque cercare di fare una cosa più prestigiosa, più bella, più di gran valore, ma mantenendo il prezzo più basso possibile. Abbiamo fatto proprio di tutto, perché per noi questa deve essere una festa con il pubblico, come le passate di One Piece, non deve essere un'occasione di lucro. A noi basta su queste edizioni andare insomma più o meno al pari, ecco. Non abbiamo voluto specularci troppo e anche i prezzi sono stati decisi in questa maniera. E questa grande operazione di comunicazione alla fine, unire il pubblico, farsi vedere, far capire quali risultati possono raggiungere i fumetti e in questo momento i manga in particolare in Italia. Tra l'altro, c'è da dire non solo che, guardando un po' le classifiche, al giorno dell'uscita, per qualche giorno è stato primissimo nella classifica generale dei libri su Amazon, One Piece 100 Celebration Edition, ancora oggi, dopo una settimana, è al secondo posto, ma la cosa che ci ha stupito è che è terzo nella classifica generale di Amazon Francia. Quindi Anche in questo in momento italiano. in Francia è il terzo libro più preordinato dai clienti di Amazon. Quindi è piaciuto tantissimo proprio, Sì, abbiamo è arrivato ricevuto. anche all'estero questa voce Beh, sì, interessante. una collega stimatissima della Francia ci ha fatto i complimenti e ci ha fatto tantissimo piacere. La questione prezzi è una questione che io ho sempre apprezzato di Star Comics e ce lo diciamo sempre all'interno anche del canale Telegram dei lettori. Comunque voi
tentate di tenere bassi i prezzi e costruire edizioni interessanti. Io per esempio prendo per mio figlio Marco Dragon Quest e a 9 euro quel volumone è veramente tanta roba. Poi ha quelle pagine che sono veramente belle da sfogliare, quel tipo di carta. Grazie. Molto molto interessante. E ti chiedo, è prevista qualche altra edizione di questo tipo, con questo tipo di carta, che non è la classica uso umano, ma è qualcosa di più simile a quello che si vede anche in Oriente? Sì, è una via di mezzo, effettivamente, fra la carta uso umano e invece la carta più porosa, tipica dei manga, e quindi è un eccellente compromesso fra la percezione di qualcosa di lussuoso e qualcosa invece di più facilmente fruibile e godibile. E solo che il problema è che quel tipo di carta è difficilissimo da procurarsi in questo momento, oltre che essere molto costoso. Sì, si parla tanto di crisi della carta, che è assolutamente vero, però bisognerebbe fare dei distinguo. Ci sono certi tipi di carta che sono più rari e più cari rispetto ad altri tipi di carta, quindi anche la facilità nel pubblicare e nel far uscire le cose dipende anche da che tipo di carta viene usata, quindi bisogna razionalizzare al più possibile le forniture di carta. Venendo un'altra bomba che avete lanciato qualche tempo fa e per la quale mio figlio è letteralmente impazzito, ovviamente parlo di Dragon Ball, la nuovissima edizione cartonata. Lui praticamente segue qualsiasi cosa di Dragon Ball e quindi è stato molto molto interessato. Ci può dire qualcosa in più di quello che già sappiamo? Sì, beh, gli argomenti sono, le domande che mi poni sono effettivamente tutte molto corrette, secondo me, perché adesso abbiamo questo trimestre di fuoco, che è marzo con Kaiju, aprile con One Piece 100 e maggio con il nuovo Dragon Ball, che è già solo questo trimestre da lustro a tutto l'anno solare 2022 per Star Comics. E questa edizione è un'edizione che attendevamo anche noi stessi da molto tempo ed è giunta nel momento giusto, perché quest'anno per Star Comics sono 35 anni di attività. Abbiamo concluso da un tempo ragionevole l'edizione full color, che era l'ultima edizione inedita, e insomma anche noi scalpitavamo per cercare di recuperare un po', di dare un sostituto alla vecchia Perfect, e abbiamo deciso di fare un'edizione che non badasse tanto a compromessi, appunto cartonata, sovracopertinata, con appunto materiali che saranno di alta qualità. E anche lì il prezzo abbiamo cercato di tenerlo più popolare possibile, è comunque diverso rispetto ai nostri prezzi medi, ma comunque è un prezzo basso per l'oggetto che viene venduto, che verrà venduto, un prezzo che il canale, per esempio, delle librerie di varia percepiscono come bassissimo per un prodotto di quel tipo. A noi interessa sempre essere popolari, ma in questo caso c'era anche la valorizzazione del prodotto, che deve avere una sua dignità, anche percepita come dignità culturale. Una cosa venduta a prezzi molto bassi a volte viene percepita come qualcosa di poco valore, e sebbene sia sempre nella mission di Star Comics cercare di essere più mainstream possibile, andare incontro più possibile alle persone, per noi piuttosto che per noi un risultato è tanto migliore se è conseguito vendendo a poco prezzo a tantissime persone che a tanto prezzo a poche persone. Noi la pensiamo così, ma in questo caso comunque un'edizione un po' più lussuosa aveva assolutamente senso, anche perché le altre due edizioni rimarranno in catalogo. Adesso c'è un po' di difficoltà nel riuscire a riassortire in tempi veloci gli albi esauriti, però quando usciremo da questa situazione di emergenza carta, le cose si normalizzeranno, comunque rimarranno sempre in catalogo, quindi le persone avranno la possibilità di scegliere fra l'edizione entry level budget, l'evergreen, l'edizione a colori, full color, e l'edizione lusso invece con questi bei volumi cartonati. È bello. Ci puoi dire che carta ci sarà? Che carta avete scelto per questa edizione? È una carta, sì, molto bella, insomma. È simile a quella dell'edizione di Jojonium, praticamente. E poi, appunto, questa è la prima edizione di Dragon Ball che esce dopo il boom dei manga in libreria di varia. E quindi questo ci rende particolarmente ansiosi di vedere cosa succederà.
come andrà. Dopo questi 3 mesi di fuoco, però, non sappiamo più nulla, quindi ci fai qualche anticipazione adesso. Io credo che un paio di mesi vi serviranno per smaltire, diciamo, la Bornia da grossi successi che state pubblicando. Poi che succederà? E poi andremo, ci avvicineremo pian piano al secondo grande momento dell'anno editoriale, che è l'autunno. L'estate sarà più tranquilla, anche se il mese di giugno sarà molto importante per noi sul fronte della collana queer. Giugno è il Pride Month, e ci saranno eventi e molta comunicazione su quel fronte, e dei titoli particolarmente importanti dal punto di vista dei contenuti e del messaggio anche sociale. Quindi anche giugno per noi è un mese molto importante. Dopodiché, pian piano ci avvicineremo all'autunno. Ci sono delle novità che ancora non abbiamo annunciato, che annunceremo tra non molto, diciamo. Per il momento siamo concentrati su progetti della primavera. E nella seconda metà dell'anno cominceranno ad arrivare altre di quelle cose molto interessanti che abbiamo annunciato a Lucca, in particolare Sanctuary, che è veramente uno dei manga per adulti, nel senso di maturità dei lettori e non nel senso di contenuti sconvenienti, mettiamola così, più belli, più importanti, secondo me, che siano stati fatti. Io lo considero come il capolavoro della coppia Ikegami Buronson, e era effettivamente atteso, e poi arriveranno altre cose, come ho detto, ancora non abbiamo annunciato. Ci sarà il ritorno di grandi classici, ci saranno le raccolte di volumi inediti del maestro Junji Ito, e ci saranno diverse sorprese, insomma, solo che ancora non si possono dire. Vabbè, è anche giusto, c'è veramente tanta carne al fuoco, come si suol dire in questo momento. Ci saranno tante cose, ci saranno sicuramente anche delle sorprese in zona Lucca, su cui stiamo lavorando adesso, molto molto belle. E scommetto che ci sarà anche molta apprensione, perché, ripeto, venire da questi 3 mesi e poi dover proseguire l'anno, bisogna essere all'altezza. Assolutamente, anche perché con queste uscite stiamo inaugurando un nuovo modo di lavorare a Star Comics. Io stesso mi sto occupando di cose di cui prima non mi occupavo, perché sono aumentati i progetti, sono aumentate le mansioni, per cui abbiamo dovuto anche ridistribuire un po' il flusso di lavoro. E una volta che si entra in questo nuovo modo di comunicare, di organizzare, è difficile uscire. E quindi ci saranno sicuramente grandi eventi anche in zona autunno, in zona Lucca Comics and Games. E vabbè, io faccio una piccola un piccolo spoiler: a Lucca arriverà uno dei libri manga più belli che si siano mai visti negli ultimi anni. Beh, questa ce la dobbiamo riflettere un po', e poi la commentiamo dopo. Ti chiedo una cosa, sempre chiesta dalla community, dai lettori. C'è Federico che mi chiede un appello, ti fa proprio un appello come estimatore del manga. Se potreste pubblicare Team Medical Dragon, io non so se già ci avete pensato, se non ci avete mai pensato. Grazie del suggerimento. Va bene, prendiamo questa cosa e cerchiamo di capire anche questa. Ti voglio chiedere un'altra cosa, che invece riguarda proprio il tuo lavoro. Attualmente, che cosa ci puoi dire? Che cosa stai facendo, supervisionando? Stai già pensando all'anno prossimo, sì, con nuovi progetti? Allora, come detto, il mio lavoro è un po' cambiato negli ultimi tempi, perché appunto prima mi occupavo magari di più questioni e adesso dividiamo un po' di più il lavoro. Quindi sicuramente io sto alla base dell'attività di scouting manga, con cui vengo aiutato da Claudio Calzuola, ma anche dagli altri membri della redazione, Deborah, dagli stessi Claudia Bovini, direttore editoriale,
anche Mari, la nostra licensing manager, cioè tutti diamo un contributo, però diciamo che la responsabilità dello scouting è essenzialmente mia, anche se poi le scelte definitive spettano a Claudio Bovini, è lei direttore editoriale responsabile, quindi si prende le responsabilità delle scelte editoriali. Oltre a questo, appunto, lo sviluppo del progetto editoriale, cioè quando, come pubblicare le cose e che tipo di progetti farci, anche lo sviluppo dei prodotti, quindi appunto delle edizioni particolari, che è una cosa tra l'altro che trovo molto divertente, inventarsi certi tipi di edizioni, come per esempio con Marshall, che ho qui, che abbiamo fatto questa cosa con una carta che desse l'effetto di antico libro di magia, e la gente vedeva le anteprime su internet, prima che uscisse, vedeva solo l'immagine e dicevo, ma non sembra un granché, ma aspetta di averlo in mano. Quando tu hai delle valorizzazioni di materiali, di effetti di stampa particolari, hai bisogno di immagini un po' basic, perché se sono troppo dettagliate, dopo alla fine gli effetti e i dettagli dell'immagine rischiano di fare a pugni. E la stessa cosa avverrà per l'edizione Variant di Kaiju, che avrà un effetto materico, ruvido, roccia sulla corazza del mostro, che sarà fighissimo, aspettate di vederlo. Ancora più figa sarà Limited, è molto divertente. Poi mi occupo appunto in questo momento dello sviluppo anche assieme a Renato Franchi, nostro nuovo responsabile marketing, diciamo che gli do una mano anche sulla gestione delle strategie di comunicazione, la sua organizzazione degli eventi che vengono associati a Kaiju, e poi su altri eventi che ci saranno, ci sarà il Salone del Libro a Torino, ci sarà Napoli Comic Con, sono tutte cose che prendono molto. E poi dell'editing dei nostri progetti di produzione, qui dietro vediamo Nora, che è stato un libro che ha avuto grandissime calorosissima accoglienza, di cui siamo molto orgogliosi, Paprika, ma comunque diciamo che mi piace vincere facile, lavoro con Mirka Andolfo, ma cosa sto a fare? E poi un altro progetto che stiamo sviluppando adesso, che annunceremo a breve, che dovrebbe vedere la luce per sempre Luca Comics and Games, e questi altri progetti di autoproduzioni, che sono comunque coordinati e avviati da Davide Cazzi, il mio collega, ma per quanto riguarda lo sviluppo delle opere, l'editing e l'assistenza agli autori, me ne occupo io. Questa è una cosa che è diventata più importante rispetto a una volta, perché stiamo investendo parecchio nelle produzioni. E invece Poschi cosa legge a casa per suo godimento personale? In questo momento Poschi a casa per suo godimento personale legge libri di favole per bambini. Ah, che bello! Due bambine piccole, quindi essenzialmente leggo libri con loro. Questo è questo momento. Se una volta comunque... A me piacciono molto, a me personalmente, le storie slice of life, quelle un po' rilassanti, quelle con contenuti più poetici, a gusto mio piacciono molto quelli, così come mi piacciono invece, al contrario, le cose molto forti, horror psicologici, thriller. Diciamo che sono un lettore abbastanza onnivoro. Ultimamente, negli ultimi anni, dopo un periodo in cui appunto non amavo molto più il fumetto mainstream, cercavo solo fumetti più impegnativi, è scattato qualcosa e ho riscoperto anche il fumetto più semplice, più commerciale, e lo apprezzo tantissimo quando gli autori riescono veramente a creare opere che parlano a un pubblico ampio e riescono ad essere universali. Grazie mille Christian, grazie della tua disponibilità. Grazie a voi. Sono contento di questa chiacchierata e spero che i lettori siano pienamente soddisfatti anche delle piccole chicche che ci hai dato. Grazie mille. Grazie mille. Ciao belli. Ciao.